Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato 14 marzo, mi sono appena alzata per questo ho questa voce. Stavo bevendo un po' di camomilla. Ma sono rovesciata addosso! Oh no, oh no! Non si è visto niente, vabbè. Mi sono rovesciata 2 gocce di camomilla addosso, iniziamo bene. E niente, oggi ho deciso di passare la giornata insieme a voi, così in queste giornate un po' buie ci autoteniamo compagnia. E oggi, il programma di oggi è stamattina fare un po' di skincare e portare giù il cane, perché ovviamente il cane va portato giù, lo porto giù la mattina e la sera e nel pomeriggio gli lascio la traversina. E poi nel pomeriggio pensavo di studiare, poi vediamo se troviamo qualcosa di carino da fare insieme. Direi che per la giornata di oggi, ups, è un po' un casino. Sceglierò un classico leggings e poi, non lo so, un maglioncino oppure una maglia a maniche lunghe. Che buio che è qua dentro. Non lo so, che dite? Magari questo. Alla fine ho optato per questa maglia bianca che è tipo un po' felpatina di Stradivarius, con scritto Elegance is, e poi una frase che così non riesco a decifrare. Leggings neri, oh, cimbini, amore. E scarpe bianche con le classiche di Sergio Tacchini. E ora è il momento di andiamo? Andare? Andiamo, amore? Cacca? Andiamo a fare la cacca? Sì. Comunque oggi il tempo non è bellissimo, è parecchio nuvoloso, qua c'è i Simbini. Ovviamente facciamo solo il giro intorno all'isolato. Io ho portato il cane, mi sono appena lavato i denti, ma no, non vedo niente. E ho deciso di portarvi a fare la skincare con me. Vi piace questa inquadratura un po'? In realtà la lavandina è qua, quindi dovrò fare così, tipo. Ma noi ci riusciremo. E volevo raccontarvi cosa è successo ieri. Non mi piace questa inquadratura. Ora trovo qualcosa di meglio, spero. Ok, qua mi piace di più. Allora, intanto prendo il cerchietto, bellissimo, avrà 20 anni, non lo so. E mi tiro sui capelli, sono bellissima così. E mi passo un po' d'acqua micellare con un dischetto di questi qua grandi. Allora, praticamente ieri ho detto, posso tranquilla a casa, come sempre, tanto la spesa l'avevo fatta. Al massimo dovevo uscire solo per portare Simba. Niente, metto a pulire casa, a tirare un po' sui peli, vedo che Simba non sta bene. Iniziava a tremare tutto, proprio tutto, 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 e gironzolava, gironzolava con le orecchie basse, basse, basse. Ho detto, oh mamma mia, che è successo? Ho provato a coccolarlo un po', però non si faceva coccolare, quindi ho detto, lo lascio stare, magari ha qualcosa, ha freddo, non lo so, allora l'ho messo dentro e tutto. Poi però ho detto no, magari dentro no, perché se deve vomitare o altro, almeno lo può far fuori, perché fuori lui ha uno spazio con la traversina e quando sta male eccetera di solito va sulla traversina. Va bene, allora lascio un po' aperto, tanto ieri c'era un sole stupendo, non è che faceva sto freddo, io che facevo le paranoie. A un certo punto esco per vedere se stava bene o altro, mi sono trovata una popò molto liquida, piena di sangue. Ragazzi, mi spiace, ma ve lo devo raccontare, non ce la faccio. Piena di sangue, mi sono spaventata, ho detto, come le feci con il sangue? Ho chiamato mia mamma mi fa, stai tranquilla, prova a vedere un pochettino come va fra qualche ora, intanto passo questo detergente di balea, prova a vedere come va fra un po' di ore, se sta meglio o altro. Quindi seguo il suo consiglio, aspetto un po' di tempo, però aspettando questo tempo lui continua a tremare, continua a tremare, continua a tremare. E allora mi sono ancora più preoccupata, anche perché dopo aver tremato vomitava acqua, ma di continuo non si fermava, cioè non so se fosse acqua, comunque la consistenza era quella, no? E allora mi sono fatta venire a prendere la mia mamma e siamo andate al veterinario, che le ha fatto due punture di un'antinausea e poi mi ha dato una cura, ora mi sciacquo, mi ha dato questa cura per 7 giorni, dei fermenti lattici e un farmaco che serve per proteggere lo stomaco, tipo, non mi ricordo come si chiami.
E devo fare questa cura per 7 giorni, mi detto di non preoccuparmi per il sangue, di tenerlo sotto controllo, infatti oggi siamo usciti, ma tutto a posto per fortuna. E boh, quindi continuerò con questa cura e speriamo in bene. Ok, ho finito di dirvelo prima del dovuto, quindi faccio semplicemente vedere i passaggi che faccio ora. Allora, dopo aver passato quello, mi farò un po' di scrub con questo qua, questa crema peeling. Poi semplicemente andrò a applicare questa crema idratante di Garnier Bio, che è ottima, idrata veramente molto. Questo olietto, anche questo qua della linea Garnier Bio alla lavanda, questo non mi fa impazzire, però comunque voglio finirlo. Questo contorno occhi e poi su questo brufolo e qualche brufoletto in giro, lui. Quindi finisco di fare la skincare, e noi ci sentiamo dopo. I'm a bel youtuber. Mi sono dimenticata che prima di applicare tutte creme, cremine, olietti, eccetera, applico il tonico. Questo è un tonico all'acqua di rose di Sweet Care. Non ve lo consiglio perché bruciate la pelle. Il detergente che vi ho fatto vedere prima di Balea è al limite, sta proprio per finire. Non so se vedete, ce n'è pochissimo. E quindi ho deciso di acquistare questo gel detergente Fiori Rari, pelli secche, che sono i miei sensibili. Io ho sia la pelle secca che sensibile, infatti, guardate. Il tonico già mi ha reso rossa. Detergente, purifica e lenisce. Rosa e gelsomino lenitivo. L'avete mai provato? Fatemi sapere qualcosa. Perché lo metto. Lo metto nella mia scorta dei prodotti e quando lo finirò lo utilizzerò. Comunque, queste giornate sono un po' tristi. Non so, poi oggi che non c'è il sole, mi sento un po' così. Sto applicando quella Bio Garnier. Non so voi che fate. Boh, io studio, guardo serie TV, film, leggo un libro, faccio queste cose qua. Però comunque dobbiamo farlo, dobbiamo rimanere a casa, mi raccomando ragazzi, rimanete a casa. Io ovviamente ho evitato di parlarne di questo argomento sui miei social perché non ne ho le competenze, c'era talmente tanta gente che ne parlava. Quello che vi posso dire è che secondo me è davvero utile stare a casa per evitare il contagio perché abbiamo avuto un numero di morti molto alto, quindi se riusciamo ad evitarlo, direi che stando semplicemente a casa, direi che possiamo farlo tutti. Ovviamente a parte per portare il cane perché cosa dobbiamo fare, poveretti. Comunque ora sta bene, ve lo faccio vedere. Amore, diglielo che stai bene. Dimmi. Vuole darmi sempre i bacini lui. Poi ho dovuto dargli l'acqua e la pappa ogni 2 ore, un pochettino alla volta, per evitare il vomito. Ormai non vomita più, quindi ora ce l'ha a disposizione. Non è piccolino. Anche perché lui. Oh, mi ha spezzato un braccio. Fra pochi giorni compie un anno, il 25 fa un anno. E niente, non riuscirò ad andargli a comprare una torta, quella fatta apposta per cane, ovviamente. Né altro, però vedrò di far qualcosa. Non lo so, non è che in casa mia non c'è neanche tanta carne che gira. Non posso neanche, so, mettergli un würstel perché non ce l'ho, però qualcosa ci inventeremo, il mio piccolino. E boom. Ah, e poi tra l'altro le lezioni online da me stanno funzionando bene. Magari dopo ve ne parlo un pochettino. Ora applico questo gel che avevo detto. Alla fine l'abbiamo finita insieme la skincare. Sono pessima, vi dico una cosa, poi non la faccio. Ah! E boom. Brucia un pochettino questo gel, però è ottimo per i brufoli. O per i rossori, queste cose qua. Ovviamente poco, non mettetelo tutta la faccia perché sennò vi secca. Ora olietto che di solito metto solo la sera, però dato che non devo uscire perché questo lucida non si asciuga proprio del tutto, per questo non mi fa impazzire. Comunque, cerco ovviamente di non andare sopra quel brufo lì dove ce l'ho messo perché altrimenti me lo spalmo ovunque. Oggi penso mangerò un po' di pasta a pranzo, anche perché in realtà mi sono alzata tardi e adesso è già ora di pranzo, infatti ora vado a preparare qualcosa. Ecco qua la pasta al pomodoro e basilico, questo è il sugo della marca Smart, che è diciamo la marca economica che si trova all'Esselunga. E poi, sì, lì ho ancora dei piatti da lavare, delle carotine. Una piccola, piccola più o meno spolverata di formaggio grattugiato. E buon... Oh,
Va bene così. Buon appetito! Simba, tu non avrai la pasta. Non avrai la pasta. Inutile che mi fissi. Niente pasta per Cimbo. Niente, 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 niente. Pipistrellone! Vai a fare la tua di pappa tu! Io ho deciso di farmi un tè in questa bellissima tazza. Oh, faccio solo danni di Harry Potter, che quando si scalda esce il disegno, quelle che davano all'Esselunga. E ho usato questo infuso all'ananas, due bustine, perché altrimenti sa di poco, che ho preso da altro mercato. Ora ci vado a mettere l'acqua. Ecco qua i disegni che man mano stanno comparendo. C'è l'ippogrifo, il testral, eccolo qui. Ora aspetto un attimino che si raffreddi, poi vi metto sul cavalletto perché vi devo parlare di una cosa. Buonanotte, piccolino. Sì, non ho rifatto il letto, non giudicatemi. Buonanotte. Oh, buonanotte, il mio patatino. Cosa fai qua, patatino? Stai bene, mamma? Sopra il mio pigiama lui si mette e si porta sul suo pupazzo. Vero, amore? Sì. Amore, i bacini. Ok, l'ho sistemato sul cavalletto, qua c'è la mia tazza di tè, ora ce lo sorseggiamo insieme, sorseggiamo. Un due bustine è buonissimo, sa proprio di ananas puro, c'è anche un ananas lì, si capisce che mi piace l'ananas. Bene, quello di cui volevo parlarvi è il tema università, quindi lezioni online, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, praticamente io questo semestre avrei dovuto seguire tre materie, che sono diritto commerciale, che è annuale, quindi ce l'ho avuto anche nel primo semestre, poi diritto dell'Unione Europea, che invece è solo del secondo semestre, e storia del diritto moderno, che è solo del secondo semestre. Quindi queste tre materie ce le avrei avute lunedì, martedì e mercoledì. Giovedì e venerdì non sarei andata all'università. Come si stanno organizzando i miei prof? Allora, diritto commerciale sta mettendo delle slide in cui riassume un po' quello che avrebbe fatto a lezione come sostitutivo della lezione e una volta a settimana fa una lezione online. Mentre diritto dell'Unione Europea pubblica lunedì, martedì e mercoledì dei video in cui, che divide per argomenti, magari 10 massimo 15 minuti in cui riassume un po' gli argomenti, quindi io me li vedo e prendo appunto il computer, stessa cosa ovviamente per le slide di commerciale, mentre per storia del diritto moderno, per ora non sta facendo molto, scrive semplicemente da che pagina avrebbe fatto quel determinato giorno e gli argomenti, in pratica ci dice fatevelo voi dal libro. Perfetto, quindi come mi organizzo io? Allora, per le slide di commerciale. Anzi, per commerciale in generale non mi ci sto soffermando molto perché essendo annuale, per riuscire a capire bene la seconda parte dell'anno avrei dovuto studiare bene la prima parte, ma io la prima parte non l'ho ancora fatta perché nella sessione invernale mi sono concentrata su altri esami e quindi non l'ho fatto. E quindi quello lì seguo, sì, la lezione online e prendo appunti, però poi quando sarò a posto bene o male con le altre materie vorrò iniziare commerciale, inizierò poi da capo e mano a mano mi vedrò anche quelle slide. Mentre per diritto dell'Unione sto cercando di rimanere in passo, come si dice, al passo. Quindi praticamente mano a mano che lui pubblica questi video, il giorno stesso che li pubblica, io cerco di farli e lui li pubblica nella piattaforma Moodle, quella scritto Moodle, Moodle. E da lì si può reperire sia PDF che eccetera. Lui poi è molto bravo perché mette anche delle presentazioni PowerPoint e mentre spiega vediamo nel suo computer scorrere queste slide e quindi è molto utile. Mentre di storia cerco di fare come appunto storia del diritto moderno intendo, come per diritto dell'Unione Europea, ovvero il giorno che lei pubblica da che pagina avremo fatto, lo faccio anch'io, tranne per questa settimana perché le ha pubblicate tutte insieme perché non le aveva pubblicate la scorsa settimana e che quindi praticamente finirò domenica per fortuna perché devo recuperare la scorsa e questa, quindi sono 6 giorni ma io un giorno non l'ho fatta e quindi domenica finirò, faccio di lezione in lezione da pagina a pagina direttamente sul libro. Questo è quanto.
ve l'ho detto, la piattaforma che utilizzano più o meno tutti è Moodle, oppure il materiale didattico. Ah, per chi non lo sapesse, io faccio il secondo anno di giurisprudenza a Unito, quindi all'Università di Torino. E questo è. Poi, per quanto riguarda gli esami, per fortuna io sono riuscita a darli tutti, quelli della sessione invernale, li avevo già finiti prima che succedesse tutto questo putiferio, e quindi ho quelli che volevo dare nella sessione estiva e settembre. Fra la sessione estiva e settembre vorrei dare 5 esami in teoria, poi magari ne darò 4, uno mi rimane, va bene lo stesso, perché mi rimane filosofia del diritto, che è l'unico esame che mi è rimasto del primo anno, che però non è proprio deutico a nessun altro esame, quindi in realtà posso darlo un po' quando voglio, però voglio cercare di togliermelo, e quello già letto e sottolineato tutto, quindi devo solo più ripeterlo. Poi vorrei dare appunto queste 3 materie che vi ho detto che devo fare al secondo semestre, e diritto penale che ho seguito al primo semestre ma che non sono riuscita a dare nella sessione invernale. Quindi questo è. Di solito io lunedì, martedì e mercoledì mi concentro sulle materie che avrei dovuto avere a lezione, e se mi avanza tempo leggo un po' di penale, che sono quasi alla fine, no, ma più di metà, mi mancano 200-300 pagine. E invece gli altri giorni mi concentro sulle materie nuove, diciamo, che non ho ancora toccato il libro, perché ad esempio di diritto dell'unione, avendo i video da seguire, io prendo appunti sui video ma non riesco ad andare avanti col libro, quindi cerco di portarmi in pari, faccio le altre materie, vario un po', e quindi questo mi occupa molto tempo. E poi però, oltre a studiare, faccio anche altro, tipo vedo serie TV, porto fuori il cane, vedo film. Questo è, chiamo persone, sto al telefono, ad esempio con mio padre, con mia mamma, così. Voi fatemi sapere qui sotto cosa fate, cosa vi piace fare in questi giorni di clausura. E ora infatti penso che vi vedrò qualche video su YouTube, poi una puntata della serie TV, perché è ancora presto, è 1:30, e poi mi metterò a studiare, mentre ovviamente bevo il mio teuccio. Piccolo spuntino mentre mi vedo la serie TV, ne sono rimasti veramente pochissimi. Eccoli qua! E visto che i taralli erano pochissimi, non si mischia un po' di salato e dolce con il cioccolato al latte? Yeah! Ho finito un episodio, ora ne sto vedendo un altro e poi mi metto a studiare. Ok, ho finito di vedere la serie che stavo vedendo. Grazie Simba per il suo sottofondo sonoro. Va bene. E direi che è arrivato il momento di mettersi a studiare. Allora, questa è l'agenda di questa settimana, e ieri, no, dov'è? Ecco, ieri non sono riuscita a finire di fare la lezione di storia, perché sono dovuta andare dal veterinario, appunto, e tutto, quindi oggi farò queste due, anziché, anche se ieri l'avevo praticamente finita, mancavano poche pagine. Fra lezioni oggi e la lezione di domani, da pagina 118 devo arrivare a 150, quindi una 30ina di pagine. Farò questo e poi se mi avanza tempo un'altra materia. Comunque, il libro di storia della cultura giuridica, cioè del diritto moderno, si chiama Storia della cultura giuridica moderna, e questo qua è una bella bibbiona, e vi faccio vedere come lo evidenzio. Allora, per il testo uso un classico evidenziatore giallo, questo qua è della LabFluo Paper Copy Facts. Prima utilizzavo quello della tratto video, ma la carta, essendo che non assorbe molto l'evidenziatore, mi sbavava ovunque, quindi ho preso questo che rilascia meno inchiostro. E per i titoletti dei capitoli uso questi nuovi evidenziatori delle colorazioni pastello della Stabilo, che sono fantastiche. Vediamo se riesco a trovarvi un titoletto. Beh, il primo sicuramente è un titoletto, io spero. Ecco, questo è tipo carta da zucchero, che è quello lì più a sinistra, pazzesco. Vabbè, altri non ve ne trovo. Ah, ecco, il rosino, bellissimi. Va bene, basta perdere tempo, si deve iniziare! Finalmente ho finito di studiare, ho fatto tutte le pagine che vi avevo detto, e ora posso
preparare la cena, perché sono circa le 7 e volevo fare qualcosa di leggermente elaborato, che non sia buttare del sugo sulla pasta. Vediamo cosa verrà. Per ora ho messo a bollire il cavolo pak choi. Ora ve lo faccio vedere meglio. Eccoli qua, puzza da morire, è la prima volta che provo questo cavolo. L'idea era di farci degli involtini, però vederlo così, cioè, non, ora è freddo, non mi sembra proprio che possa contenere degli involtini, perché la foglia è tutta ammollata ed è un po' piccolo e ha dei buchini in mezzo, magari mi sciacquo le mani. Quindi magari faccio delle polpette tritando il cavolo pak choi, poi dei legumi. Penso dei fagioli borlotti, questi qua, li prendo, e delle carote che sono già sbucciate e vanno tritate. Sì, penso farò delle polpette con queste cose, un po' di sale, eccetera. Ok, ho frullato le 3 carote, sono venute in abbondanza. Ora procedo a frullare il cavolo pak choi e i legumi. Ok, ho tritato anche il cavolo pak choi, non mi aspettavo diventasse così liquido, ma aveva assorbito un sacco d'acqua e sembra vomito ora. Yeah, chissà cosa ne verrà fuori da questo esperimento. Ovviamente è una ricetta che non ho mai provato, grande Alice. Ho aggiunto anche la purea di fagioli, non vedo se tritarne ancora, però ora è solo un barattolino. Poi ci aggiungo un po' di spezie, sale, un briciolo di pepe, uova e pan grattato. Ok, sono riuscita a fargli prendere una consistenza giusta per le polpette. Come vedete non è più super liquido, anzi è abbastanza giusta secondo me. E ho aggiunto 3 sottilette del pan grattato, eccolo qua, e del pan carré tagliato a dadini, olio, sale, pepe. Ora e 4 uova. Ora creo le polpette e vediamo come vengono. Allora, questo è il risultato. Alla fine ho fatto più delle schiacciate che delle polpette, così ci mettono un po' meno a cuocere, ma ho ancora un sacco di impasto, proprio un sacco di impasto, quindi penso che farò almeno altre 2 teglie così, perché non è che ce ne sta molte. Perché se le fate rotonde, tipo vera polpetta, ci mettono un sacco a cuocere. E comunque io le faccio in forno, ma ovviamente si possono fare anche in padella, però in forno rimangono più leggere. Ok, niente, alla fine non mi è neanche venuta la seconda teglia piena, quindi ora l'inforno 180 gradi per 10-15 minuti, forse anche 20, poi vi faccio sapere il tempo preciso. Questo è il risultato, alla fine 180 gradi per 15-20 minuti. L'unica cosa, non mettete le sottilette perché si bruciano, perché sì, vabbè, alcuni pezzi sono rimasti decenti, però altri si sono bruciati. Non va bene. No, 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 no. Buon appetito! Piccolo dessert, fragolina. Simba, amore, andiamo a fare la passeggiata? Andiamo, amore, andiamo. Dai, dai, lui fa questo gioco, deve scappare, io devo prenderlo. Dai, andiamo. Dove si avvicina? Dai, andiamo. Ingrid, andaci di nuovo, amore. Seduto, seduto, dai, seduto. Bravo, sì, anche la zampa. Dammi la zampa, dammela. Questo era un saltino, cos'era? 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 Da, 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 da. Io e Simba siamo tornati alla passeggiata. Per strada non c'era nessuno, tranne un ragazzo che consegnava le pizze. Quindi nessun incontro ravvicinato. Anzi, meno male, lui aveva almeno una mascherina, perché comunque incontrano parecchia gente. Ne approfitto per chiudere il vlog, perché tanto adesso mi metterò a vedere un film, perché c'è Kung Fu Panda 3, fatemi sapere se anche voi l'avete visto, visto che questo video uscirà domani. E mentre vedo il film edito un po' il video, così appunto domani ve lo pubblico. Quindi ne approfitto per salutare 5 di voi. Sono i primi 5 che hanno salutato l'ultimo video, quindi se volete essere salutati in un prossimo video, commentate qua sotto, i primi 5 verranno salutati. Voglio salutare, con la mia solita agendina rosa, Sara Zalammani, Asia Tassinari, Fairy Moonrise, Martina Capodivento, Giovanna Dinella, non lo so, ho scritto male, perdonatemi, sono fusa, sono solo le 9:10, io sono fusa. Perfetto, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!